Boker Tov, Boker Ora a tutte, oggi lunedì 12 Tishrei, 14 ottobre. Purtroppo oggi partiamo con una notizia terribile da Israele, dove i nostri soldati, perché nostri sono, siamo tutti una famiglia, sono stati colpiti pesantemente e abbiamo dei feriti gravi, abbiamo un ragazzo che non è più con noi. E dunque ovviamente la lezione sarà dedicata a loro e alla Refuah Shlemah di tutti coloro che hanno bisogno, la Refuah Shlemah in particolare i nostri ragazzi, i nostri soldati, perché Purtroppo Hashem... sono quattro, è già. Ah, Adesso aiutami, ho quattro aiuto, e due, alcuni poi. Io altri gravi, ho visto aiuto. appena adesso le foto. Ah no, io non... Hashem, risparmiami per carità. No, no, Hashem, Shmo. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, non c'è parole. Hashem, che abbia pietà di noi. Non, come si dice, non ci resta che pregare, veramente non ci resta che pregare. Ecco perché siamo qua tutti insieme. E chi ha lavorato tutta la notte è arrivata da poco, e chi come me non sta benissimo, ma siamo tutti qua perché abbiamo bisogno di ancora una sfilata, di ancora un teilin, di ancora una tzedakah. Che Hashem abbia rahmanuta, la moistra e la mente di razzo. E come dice la Yom Yom oggi, a proposito appunto, molto forte, che siamo, intanto vi do anche la pagina, dunque 12 Tishrei, siamo l'ultima riga di pagina 144, che c'è un patto, un brit, che garantisce che tutti gli sforzi per quanto riguarda lo studio della Torah, l'ebraismo, le mitzvot, dunque, che vengono attuati con saggezza e amicizia, sia fisici che spirituali, non sono mai invano. Dunque, a proposito, ecco l'importanza di ogni sforzo di cui appunto stiamo parlando, ogni sforzo di studio, di mitzvah, di tzedakah, non è mai vano. Infatti, leggiamo insieme: Brit kruta letamula ve'avodah be'moatzot chokhmah ubikiruv ha'dat. Scena Joseret Becam. Amen, amen, che ne razzon, veramente. E passiamo al Humash. Oggi, sì, Rachel si ricongiungerà dopo. Sentiamo intanto René. René, che pagina siamo? Vai sul Humash. Allora, ci Adò, sentiamo? Sì, adesso ti sentiamo. la seconda chiamata, vero? Sì, esatto. Allora, per quanto riguarda Levi, disse, Ah no, di forse... prima la pagina Oh sì. 877, capitolo 33, Passuco. Passo 8. Per quanto riguarda Levi, disse, oh Eterno, hai dato i tuoi Urim e Tumim ai tuoi uomini devoti, quelli che hai messo alla prova a Massà e che non si sono lamentati come tutti gli altri, e con i quali hai conteso presso le acque di Meribah, a colui che, quando ordinasti giustizia in seguito all'episodio del vitello d'oro di suo padre e di sua madre, disse: non li vedo come miei parenti, che non ha riconosciuto i suoi fratelli materni, né sa nulla dei suoi figli e nipoti. Essi hanno osservato il tuo comando di non adorare altre divinità e hanno mantenuto il tuo patto, facendo la Mirah anche nel deserto. Fermati Essi... qua, grazie. Fermati qua, grazie. Sì, Allora, qui, ieri abbiamo parlato di Ruven, di Yehuda, abbiamo detto che Shimone è incluso, e poi però, incluso in Yehuda, dunque dopo Yehuda passiamo a Levi, e ovviamente la tribù dei Leviim e dei Kohanim. La tribù che, come vediamo adesso nel Rashi, è l'unica che sia Massà, non si sono uniti alle mormorazioni delle altre tribù, e poi che letteralmente Pasu dice con cui allora, prima ricorda gli Urim e Tumim del pettorale del Kohen Gadol, appunto Kohen Gadol
che parte della tribù appunto di Levi, e i tuoi Urim e Tumim, dunque rivolta alla Shekinah, siano dell'uomo che è il tuo fedele, dunque del Kohen Gadol, colui che tu hai messo alla prova a Massà, vuol dire, come dicevo prima, non hanno seguito le mormorazioni, non si sono uniti alle mormorazioni delle altre tribù a Massà, e così anche nelle acque di Meriva. E cioè, hai cercato pretesti contro di lui, rivolgendogli false accuse, poiché se Mosè ha detto: ascoltate, ribelli, Shimunah morì, ricordate questo famoso pasuk in Bamidbar 20:10, vi faremo noi forse uscire acqua da questa roccia, no? Il famoso episodio delle acque di Meribah. E Aaron e Miriam, che cosa mai hanno fatto? Dunque, qui abbiamo ricordo, diciamo, di una cosa un po' meno piacevole, cioè della mancanza, una forma, permettetemi di precisare, una forma di mancanza di fede di Mosè. Non si può dire mancanza di fede di Mosè mai, perché Mosè era ben tzaddik shel tzaddikim, però a volte, appunto, quando uno viene preso dall'ira, e allora si esprime non sempre in modo giusto e corretto, e questo suo modo di esprimersi: ah, vi faremo mai forse uscire acqua da questa roccia? No? Allora diciamo che questa frase in questi termini era un po' un'espressione di mancanza di fede. Però sì, parliamo del lato positivo, diciamo. Di tutta la tribù di Levi quando c'è stato appunto il peccato del vitello d'oro, e Moshe Rabbeinu disse, come riportato appunto nel Bamidbar 20:10, come vi dicevo, chi sta con Hashem venga con me, cioè chi è con Hashem mi segua. Come ricordavo anche la settimana scorsa, la frase che è stata usata anche dai Maccabim, dai Hashmonaim: mi lascia Melai, che con Hashem mi segua, e appunto chi è che ha seguito Mosè era tutta la tribù di Levi. E dice Mosè, appunto, come riporta Rashi, Mosè, io, dice, comandai a ciascuno di loro di uccidere il padre di sua madre, dunque che non era appunto della tribù di Levi, o il fratello da parte di madre, anche lì non della tribù di Levi, o il figlio della figlia. No, perdon, mi lascia Melai, scusate, mi lascia Melai non è in Bamidbar, ho detto Bamidbar, scusate, Bamidbar era prima del Memerivah, invece mi lascia Melai ovviamente Shemot 32-26, scusate, che è con me, che è con Hashem venga con me. E invece a proposito appunto di questo comandamento da parte di Mosè di uccidere i propri fratelli e le proprie sorelle, mi direte: ma se sono della tribù di Levi, e abbiamo detto che nessuno della tribù di Levi ha peccato, perché parla di fratello e sorella, allora infatti Rashi precisa: fratello da parte di madre, dunque non della tribù di Levi, o figlio della figlia, o padre della madre, che erano coloro che sì. Le altre tribù di Israele purtroppo avevano sì commesso il peccato capitale del vitello d'oro. E dunque i Bnei Levi non hanno commesso questo peccato, nessuno della tribù di Levi. Infatti, dice Rashi, è impossibile intendere il termine padre alla lettera, i fratelli come se fossero da parte di padre, e né i suoi figli, perché erano Levi, perché appunto della tribù di Levi non commise peccato nessuno, neppure uno. Infatti, come appunto precisato in Shemot 32:26, che si raccolsero intorno tutti i figli di Levi, vuol dire tutta la tribù di Levi senza eccezione, perché tutti loro, di nessuno, si era aggregato a questo capitale peccato del vitello d'oro. E hanno osservato la tua parola, dice il Pasuk, che Rashi spiega, cioè a quale parola si riferisce, alla parola detta nel Pasuk 3, capitolo 20 di Shemot, che dice: non avrai altri dèi. Dunque tutta la tribù di Levi ha attuato la tua parola di non avere altri dèi, dunque non ha commesso questo peccato di idolatria,
e hanno custodito la tua alleanza. A quale alleanza si riferisce? Rashi precisa, come aveva accennato anche René, l'alleanza della Brit Milà, della circoncisione. Infatti, tra tutti coloro che nacquero nel deserto, non circoncisero i loro figli. Al contrario, però, sì, la tribù di Levi venivano circoncisi e circoncidevano i propri figli. E, voilà, dunque, molto importante precisare questo. Intanto leggiamo questi due psukim sul testo, un attimo, e oggi aggiungiamo anche oggi qualche minuto per i Chayalim, le Ilui Nishmat kol HaChayalim, dunque leggeremo anche Rashi. Allora, Pasuk e Rashi 8, Pasuk e Rashi 9. Ule Levi Amar, tutte insieme con me. Tumecha veurecha leish chasidecha, asher nisito bemassa teriveu, al me meriva. Ule Levi Amar, pagina 867, Rashi, quarta riga, colonna sinistra. Ve Levi Amar, tumecha veurecha klapesh kinaum edaber. Asher nisito bemassa, shelo nitlonenu im shara malim. Teriveu, che targumò. Davar acher, teriveu al memeriva, nistakafta lo lavo va'alila. Im Moshe amar, shimuna hamorim, Aaron umiriam, me asu, come riportato nel Sifri. Pasuk e Rashi 9, prima Pasuk, 9, teta, omer le avivu limo, lo reiti, vetechav lo ikir, vet banav lo yedat, chi shamru imratecha uvritecha insomma. Torniamo al Rashi 9, teta, omer la vivu di moloreti, kshechatu Israel ba'egel, ve'amarti, mi la donai elai, shmot la medbet chabab, nesfu elai kol bnei levi, vetzivitim laharog et avi imo, vehum Israel, o et achiv me'imo, o venvito, וכן נשאו. ואי אפשר לפרש אביו ממש ואחיו ממש, וכן בניו ממש, שהרי לוויים הם, ומשבט לוי, לא חטא אחד מהם, שנאמר, כל בני לוי. כי שמרו אמרתך, לא יהיה לך אלוהים אחרים. שמות כ"ג. ובריתך ינצורו, ברית מילה, שאותם שנולדו במדבר של ישראל, לא מלו את בניהם. והם היו מולין ומלין את בניהם, come riportato nel Sifri, proprio nella parasha di Baruch. Pasuk 10, vai. Allora, essi sono meritevoli di insegnare le tue leggi a Giacobbe e la tua Torah a Israele. Deporranno incenso dinanzi a te e l'offerta, olà, che viene completamente arsa sul tuo altare. Possa l'Eterno benedire i suoi averi e gradire. Aspetta, facciamo René Pasuk Pasuk, che sono belli, belli tosti. Allora, leggiamo prima in ebraico e poi in Rashi. Yoru mishpatecha le Yaakov e Toratecha le Israele. Yassimu che Torah be'apecha vechalil al mizbechtecha. 10. Dunque, insegneranno i tuoi giudizi e sono degni di insegnarli. E i tuoi giudizi a Jacob, la tua legge a Israele, parliamo dei Devim sempre, e loro sono quelli che hanno il compito dell'incenso, di porre l'incenso sotto le tue narici, così dice Mosè, e un sacrificio bruciato, intende ovviamente l'olocausto, sul tuo altare. Allora, Rashi 10, che è breve, Yoru mishpatecha reuin e lulecha, vechalil olah. Vai adesso a 11. Possa l'Eterno benedire i suoi averi e gradire l'opera delle loro mani. Colpisce ai fianchi chi insorge contro di lui e i suoi avversari, così che non vi sia chi riesca a rialzarsi. Amen. Presto, percuoti i fianchi. Cioè, prima benedisce Hashem il suo valore, gradisci l'operato delle mani, come ha ben letto René, e percuoti i fianchi. Dunque, percuoti i suoi aggressori, come spiega Rashi,
con un colpo ai fianchi ed è conforme a quanto è detto nel Salmo 69, passo 24, fa vacillare per sempre i loro fianchi. Disse questo appunto con riferimento a quanti contestavano il sacerdozio di Aaron. Questa è la prima interpretazione riportata da Rashi. L'altra interpretazione, come vediamo, dice che Mosè vide che in futuro il Hashmonai, allora, un attimo. Scusate, sto. Ah, sì. Ok, allora cosa vede in futuro? Che il Hashmonai, i suoi figli, avrebbero combattuto con i greci e pregò per loro perché erano pochi. Infatti, noi troviamo 12 figli di Hashmonai, Puyo e Lazar, contro una moltitudine di nemici. E, come appunto. Lo vediamo nel Bereshit Rabbah, nel Tanhuma, pardon, nel secondo Midrash. E, sui nemici, infatti, è detto: benedici Hashem il suo valore, gradisci l'operato delle sue mani, e i suoi nemici, anche Hashem percuotili, di modo che non si risollevino. Dunque, cosa chiede Mosè? Di percuotere i suoi aggressori, i suoi nemici, di modo che non vi sia per essi guarigione. Purtroppo troppo attuale, vabbè, comunque. 11, vediamo Rashi. Mechatz motnaim kamav, mechatz kamav makat motnaim. Kainyan shenemar motnaim tamid ha'ma'ad. Tehilim samechtet chabad. Ve'ala me'orerin ala keuna marken, sifri. Davar acher. Ra'al she'atidin chashmonai ubanav lilachem im hayvanim. Ve'itpallel aleihem lefi she'ayu mu'atim. Yud bet, 12, bnei chashmonai. Ve'elazar, kereget kama rivevot. Lechach nema'a. Barech Adonai chelo ufol yadav tirtze. Un san av min yekumun, mechatz kamav un san av mi yot lahem tekuma. Ok, adesso andiamo al 12 e arriviamo alla barakah di Beniamino, cioè oggi concludiamo con la barakah di Beniamino. A proposito di Beniamino, disse: possa il prediletto dell'Eterno abitargli accanto, al sicuro, quando il santuario sarà edificato nel suo territorio, possa la divina presenza proteggerlo tutto il giorno, per sempre, e il suo santuario aver fede sulle alture del suo territorio, paragonabile alle sue spalle. Chazak Baruch. Allora, le Beniamin amar, yedid Adonai ishkon la betach, alav, chofef alav kol hayom, uven ketefav shachet. Dunque, di Beniamin cosa dice? E dal momento, allora, Rashi ci spiega, dal momento che la benedizione di Levi è relativa al servizio dei sacrifici, quella di Beniamin all'edificazione, e quella di Beniamin appunto all'edificazione del santuario, posto nel territorio, appunto, come sappiamo, di Beniamin, Mosè li fece seguire in un altro. Vedete che il Rashi ci spiega perché uno, Beniamin sappiamo che è l'ultimo genito, e non solo, vedremo che Yosef, che grandissimo tzaddik, che è la sua discendenza, viene posta dopo il fratello minore, e che, a parte che Beniamin era proprio il minore di tutti i fratelli. Allora ci spiega appunto che perché ha messo. C'è questo nesso tra Levi e Beniamin, visto che la tribù di Levi era comunque dedita al servizio dei sacrifici, e sacrifici che di fatto si attuavano dove? Nel santuario, ma il santuario dove era posto? Nel territorio appunto di Beniamin. Ecco perché gli fece seguire un altro. Poi dopo Beniamin vedremo domani Be'ezrat Hashem Yosef. Fece poi seguire Yosef perché anche nel suo territorio era edificata una dimora divina, quella di Shiloh. Dunque, prima tra era il Mishkan, tra il deserto e quella poi per il Betamidash. E dunque abbiamo Shiloh. Infatti, come è scritto nel Salmo 78-67, e che Shmuel Aleph 4. Sulla rovina di Shiloh ripudiò la tenda di Yosef.
e la teta di Giuseppe nel senso di Mishkan, dal momento che la casa eterna, cioè Bet HaMikdash, quello nel territorio di Beniamino, Bet HaMikdash è più cara ad Hashem di Shiloh, di Mishkan, ecco perché antepose Beniamino a Yosef. Dunque abbiamo i Leviim che servono nel Mishkan e nel Bet HaMikdash. Beniamine, nel quale suo territorio c'è il Bet HaMikdash, e Yosef nel suo territorio il Mishkan. Ma visto che il Bet HaMikdash si trova nel territorio di Beniamin è più caro ad Hashem del Mishkan, allora ecco perché Beniamin viene anteposto a Yosef. Dunque, riprendiamo Pasuk, l'amico di Hashem dimora in sicurezza presso di lui. E questi è un riparo, letteralmente, su di lui tutto il giorno. Cioè Hashem lo ricopre e estende la sua protezione su di lui tutto il giorno, in che senso? Per sempre. Cioè da quando fu eletta Gerusalemme nel territorio di Beniamino, la Shekinah non ha mai dimorato in un altro luogo. Ecco perché fino ad oggi andiamo al Kotel, dove, appunto, a Gerusalemme, al Kotel, perché dove Hashem ha posato la sua Shekinah, da lì non si è più mossa e non ha mai più dimorato in un altro luogo. E conclude il Passuk, tra le sue spalle dimora. Allora, il Bet HaMikdash era edificato nel punto più alto del territorio, quello intende per spalle. Tuttavia, era più basso, dice Rashi, di 23 cubiti rispetto a Etam, come riportato nel trattato di Yoma 31a. E Netam era un pozzo d'acqua del territorio di Beniamino, identificato da Rashi nel trattato di Svachim 54b con le acque di Neftoach, Yoshua 18:15. È là che David HaMelech aveva in animo di edificarlo. Infatti, così come affermato nel trattato di Svachim 54b, trattato relativo alla macellazione degli animali consacrati, e dissero a David: collochiamolo un po' più in basso, dal momento che è scritto tra le tue spalle dimora. E ora non trovi in un bue parte migliore delle spalle, così dice secondo il Sifri. Vediamo adesso sul testo il Rashi che abbiamo letto. Allora, qui è scritto per sbaglio 10, ma in realtà è 12, de Vignamina Mar. Le fische Birkat Levi avodata Korbanot Beshel Binyan Min Bevinyan Bet HaMikdash Bechelko Smachan Ze Laze Vesamach Yosef Acharav Shafu Mishkan Shilo Haya Banu Bechelko Shenemar Vayim Aspe Ol Yosef Tehilim Ayin Chet Samechzay Ule fische Bet Olamim Chaviv Mishilo Lechach Yikdim Binyamin Yosef Chofef Alav Mechase Oto Umegin Alav Kol Hayom Leolam משנבחרה ירושלים, לא שרתה שכינה במקום אחר, כמו ריפורט אל-מחי. ובין כתפיו שכן, בגובה ארצו היה בית המקדש בנו, אלא שנמוך כ"ג אמה מעין איתם, יום הל"א עמוד א', ושם היה דעתו של דוד לבנותו, כדי איתה בשחיטת קודשים. אמרי נכתבה פורתה משום דכתיב ובין כתפיו שכן. אין הכנעים בבשור יותר מכתפיו. Svachim Nun Daled Amud Bet Sifri. E abbiamo concluso tutti i psachim con tutti i Rashi. Oggi e ieri, vabbè, ieri era post Yom Kippur, oggi per tutti i nostri Chayalim, perché di solito i Rashi, vi spiego, sono in italiano e non li leggo la maggior parte delle volte, ma questi giorni sono giorni particolari e dunque abbiamo bisogno di aumentare il più possibile, dunque aumentiamo anche noi qualche minuto in più leggendo insieme anche i Rashi. E passiamo al Tanya. Allora, Tanya 12 di Tishrei, eccoci qua. Un attimo, prendete intanto anche voi il libro, vi ricordo la pagina. Allora, pagina 266 fino a pagina 267. E oggi concludiamo il 21° capitolo dell'Igeret HaKodesh. Ok, ci siete ragazze? E mi lancio. Allora, vediamolo prima in italiano e poi lo leggiamo insieme. Allora,
Dunque, abbiamo parlato ieri dell'importanza della Tzedakah che salva dalla morte e tanto di più ogni altro genere di sventura, cioè se salva dalla morte tanto più dagli altri tipi di sventura, e l'importanza di dare Tzedakah in genere e Eretz Israel anche in particolare, e fatto che noi non siamo giudicati solo di Yom Kippur, ma tutti i giorni dell'anno. E oggi continua e dice, ma a parte ciò, vedremo nell'opera di bene un vantaggio speciale, cioè proprio meraviglioso, grande, con cui non c'è confronto, che cioè l'opera di bene può venire compiuta a più riprese, perché chiunque ripete spesso, anziché una sola volta e tutto assieme, anche se l'importo complessivo è lo stesso, merita encomio, come disse Rabbi il Rambam di benedetta memoria, Zichron Levracha, a commento della Mishnah, compilata dai nostri maestri, Zichron Levracha, Masechet Avot per essere precisi, Trattato di Avot 3.15, e Marim de Menachem Mendel, tutto sta in relazione con la quantità delle opere. Parole povere, voglio mettere 100, voglio dare 100 euro in tzedakah. Meno dare una banconota da 100, meno mettere 100 volte 1 euro, meno mettere 100 volte 1 euro. Perché dando 100 euro ho fatto una mitzvah di tzedakah. Mettendo 100 volte 1 euro ho fatto 100 volte la mitzvah di tzedakah. Ora, a parte che il Rambam, Rabbi Moshe Maimon, chiarì bene questa ragione, i motivi che appunto sono per purificare l'anima con la quantità di opere di bene, anche nei proverbi, nella Torah, Proverbi 10, 16, 11, 19, è detto: l'opera del giusto procura la vita. Che significa che suo effetto il privilegio di attrarre la vita suprema dalla fonte di ogni vita, cioè dalla vita della vita, cioè da Hashem, da Ein Sof, alla terra della vita, che è la dimora, dunque la Shekhinah, della nostra forza, come detto in Nehemia 9:6, sei tu che mantieni in vita tutto questo. E dunque la terra della vita, dunque la Shekhinah, e la tenda di David, che è caduta fino alla polvere, e come dissero i nostri maestri, Zichronam Livracha, nel Massacro del Trattato Megillah 29a, a proposito di Shemot 12:41, furono esiliati in Edom e la Shekhinah con loro. Vuol dire che come sono stati esiliati, così anche la Shekhinah, la presenza divina, ci ha seguiti. Dunque l'effetto delle opere di bene ripetute è tale perché a ogni sforzo dal basso, da questo mondo, che risolleva lo spirito degli umiliati, dando loro tzedakah, che non hanno appunto nulla, perché il povero che non ha nulla di proprio, corrisponde alla Shekhinah, alla Sfira di Melkut, che non ha nulla di proprio, ma ciò che è lo stato dato dagli altri, ecco, diciamo così. Dunque, dando più volte Tzedakah, dunque più volte opere di bene sotto forma di soldi, di azioni, di affetto e quant'altro. E dunque facendo questo sforzo noi qui dal basso in questo mondo, specialmente quando il popolo si offre volontariamente di dare possibilità di vita a coloro che abitano in Eretz Israel, che è veramente il paese della vita, cioè il paese terrestre della vita, la terra di Israele ovviamente. E basti, dice, a chi sa comprendere. Dunque, chiunque rifletta su una cosa così grande e meravigliosa come questa, comprenderà con migliore comprensione e conoscenza quanto siano profonde le parole dei nostri saggi, Zichronam Livracha, che dissero: tutto sta in relazione con la quantità delle opere, cioè non le opere di bene che si fanno numerose volte, con. Non, non, pardon, non lo so. Con, pardon,
con le opere di bene che si fanno numerose volte per attrarre la vita suprema e produrre questo Ichud, questa unità suprema, numerose volte, perché ogni volta che attuiamo una mitzvah di Tzedakah e creiamo, in un certo senso, attiriamo la vita suprema e dunque creiamo quest'unità, questo Ichud Elyon, questa unità suprema più volte. E questo è anche qualcosa del genere di ciò che disse Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, il Maimonide, per quanto riguarda la purificazione dell'anima. Infatti, nello Zohar, nella Kabbalah, la Shekhinah è chiamata Nefesh, perché è la nostra vita, è la nostra anima, come è scritto appunto nel Salmo 44, passo 26. E la nostra anima è stata umiliata fino alla polvere. E quando dice la nostra anima, intende anche la Shekhinah che è stata portata con noi, che ci ha seguito, diciamo, in esilio. Per questo dissero i nostri maestri, Sfonam Ebrachah, che il trattato Bava Batra 10a, grande è la Tzedakah, poiché avvicina la redenzione. Dunque abbiamo visto che la Tzedakah salva dalla morte e tanto più da altre sofferenze. E qui si è aggiunto, verso la fine del 21° capitolo, che anche avvicina appunto la redenzione ultima molto presto a me, cioè il risollevarla, la Shekhinah dalla polvere, poco a poco, come lo vediamo nel Talmud Yerushalmi, Sechet Yomah, finché Shiloh tornerà, come scritto in Bereshit 49:10. Benvenuta cara, oggi René ha fatto anche la tua parte. Allora, vediamo sul testo, parola per parola, pagina 266, settima riga dall'alto, dalla parola scritta in grande Ach, ok? Tutti insieme. Ach, Ganzot Matzan, Raim, Bavodata Zdaka, Ma'ala Pratiut Gdola Venifla, Enaroch Elea Ligiot Maaseh Zdaka Naaseh Bepamim Rabot, Vechol Amarbe Hare Zeh Meshubach, ולא בפעם אחת ובבת אחת, כי אחת, גם כי הסך הכולל אחד הוא, כמו שכתב הרמב״ם, זכרונו לברכה, בפירוש המשנה, ששנו חכמים, זכרונם לברכה, והכל לפי רוב המעשה. ולכן, כסגרגטה. Allora, qui oggi il Balatania spiega l'importanza di attuare le mitzvot in genere e la mitzvah di Tzedakah in particolare più volte possibili. Per esempio, ho la possibilità di mettere 10 euro o in una banconota da 10 o in 10 banconote da 1, allora meglio 10 banconote, 10 monete fatte da 1, perché mettendo ogni gesto che faccio, moneta che metto, attuo una tzedakah, dunque una mitzvah. Dunque, mettendo, anche se 10 monete da 1 o una banconota da 10, la somma è uguale. Sì, però qui ho attuato una mitzvah di tzedakah e qui 10 mitzvah di tzedakah. Bene, Milvad che Rambam zechonah libracha bier e tefta amove miko che deve zakeh et hanefesh. Poi ricorda che appunto Rambam ha ben spiegato l'importanza del fatto di attuare più volte una mitzvah e la tzedakah in particolare, perché questo proprio purifica l'anima. Alider ribui amaseihin e mikra malei di berakatuf peulat tzedakah lechayim. דהיינו שפעולתה וסגולתה להמשיך חיים מדומים וחיי חיים מסוף ארוכו לארץ החיים היא שכינת עוזנו שעליה נאמר ואתה מחיי את כולם והיא סוכת דוד הנופלת עד עפר. וכמאמר רבותינו זיכרונם לברכה גלו לאדום שכינה עמהם כולי כי בהתערותא דלתתא להחיות רוח שפלים דלית ליה מגרמי כלום. התערותא דלעילא ובפרט בהתנדב עם להחיות יושבי ארץ החיים ממש ודי למסכים. וכל משכיל על דבר גדול ונפלא כזה, ימצא טוב טעם ודעת כמה גדולים דברי חכמים זכרונם לברכה, שאמרו הכל לפי רוב המעשה. דהיינו, מעשה הצדקה הנעשה בפעמים רבות להמשיך חיים מלאים, לייחד ייחוד עליון פעמים רבות. והיינו, נמי כעין מה שכתב הרמב״ם, לזכך הנפש כנועה מזוהר הקדוש, פאג'ינה 267, לשכינה נקראת נפש, כי היא חיינו ונפשנו. וכתיב כי שכה לעפר נפשנו,
ולכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה להקימה מעפר מעט מעט עד כי יבוא שילה. Ecco, bravissime, fantastiche ragazze, e siamo alla Tzedakah e al Tehillim. Tutte con la Tzedakah, mi raccomando. Ci siete? Sì. Oggi per i Tehillim ne abbiamo 12 di Tishrei e si va dal Peri 66 al 68 compreso. Bravissima. E qui passiamo alla Tzedakah, prima del Tehillim. Ok. Allora, l'Einu Nishmat Kol HaNirtzachim, HaKidush HaShem, Tieh Nishmatam Tzurura V'Tzrora Chayim Yihi Zichram Baruch, Nishmatam V'Kiseihem Merumim, Zkutam Yagen Aleinu, HaShem Yikom Damam. Vedete che infatti metto ogni volta una moneta, ogni frase che dico, ogni parola che dico. A proposito, Refuah Shlema Umushlemet, Lekol HaCholim, Lekol HaPtzuim, Lekol HaChayalim, Lekol HaTuftim Shachzeru Bri'im. רפואה שלמה ומושלמת לכל החיילים של האירוע המצער והמצמרר של אתמול, שהקדוש ברוך הוא ירפא את גופם ואת נפשם ושכל רמ"ח איבריהם ושס"ה גידיהם, אמן 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 כן יהי רצון. רפואה שלמה ומושלמת לרבנית השלוחה אמי מורתי רחל בת עזיזה, לנחמה דינה בת שרה, נחמה מיכלה בת גורה, לחנה בת גניה ובעלה יהושע, לרבקה נחמה בת לאה, מתוך כל חולי עמך ישראל, אמן כן יהי רצון, אתר רחל בת שרה, רחל בת שרה, רחל בת שרה. פוי, גאולה פרטית, גאולה כללית. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח כבר מת, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח כבר מת, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח כבר מת. E ognuna per sé, per il proprio carico, scut. Detto ciò, come ci ha illuminato la nostra cara addetta ai Teilim, scusate la voce un po' presa, ma questo è un attimo che lo faccio letto. Eccomi. Allora, i Tehillim oggi con una kavanah particolare, tutti i nostri soldati. Guardate, siamo al Salmo 66, proprio oggi. Dunque che Hashem salvi e protegga uno a uno i nostri feriti, i nostri soldati. Ah, Elohim Sheva Shamayim, Rachmanut Alamcha Israel, veramente, proprio quello abbiamo bisogno, Rachmanut Gdolah. Allora, narrazione dei prodigi e miracoli compiuti a favore di Israele, in questo Salmo 66, Samech Vav, David invita le nazioni del mondo a riconoscere quegli atti come opera divina e ad accettare Hashem come unico re dell'universo. L'Amnatseach, Shir Mizmor, Hariu l'Elohim kol haaretz, Zameru chevod shemo, Simu chavod tehillato, Imru l'Elohim, Manorah maasecha, Berov uzecha, Yechachashu lecha oyvecha, Kol haaretz ishtachavu lecha, Yizamru lach, Yizameru shimcha sela, Lechu uru'u mif'alot Elohim, נורא עלילה על בני אדם, הפך ים ליבשה. בנהר יעברו ורגל, שם נשמחה בו, מושל בגבורתו עולם, עיניו בגויים תצפנה, הסוררים אל ירומו למו סלע. ברכו עמים אלוהינו וישמיעו קול תהילתו. אשם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלינו, כי וחנתנו אלוהים, צרפתנו כצרוף כסף. הוותנו במצודה, שמת מועקה ומותנינו, הרכבת אנוש לראשנו, בנו באש ובמים, ותוציאנו לרוויה. אבוא ביתך ועולות אשלם לך נדרי, אשר פצו שפתי ודיבר כי פצר לי. עולות מחים אעלה לך, עם קטורת עדים אעשה בקר, עם עתודים סלע.
Lehu Shim'u Vasapera Kol Ir Elohim Asher Asa Lenafshi Elav Pi Karati Verommam Tachat Leshoni Aven Im Ra'iti Velipi Lo Ishma Adonai Achen Shamma Elohim Hikshiv Bekol Tefilati Baruch Elohim Asher Lo Hesir Tefilati Vechasdo Meiti Amen, 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 che Hashem accolga tutte le nostre tefillot, veramente. Salmo 67, Samezai, preghiera ad Hashem perché riveli la sua divina luce, ci elargisca la sua grazia e benedizione. Questo salmo viene recitato quotidianamente nelle 7 settimane tra Pesach e Shavuot, perché i 7 versi che seguono quello introduttivo contengono 49 parole corrispondenti ai 49 giorni che uniscono le due ricorrenze, dunque la liberazione dall'Egitto, il dono della Torah. Rachel ha il Teilim a portata, stai seguendo con noi? No, perché, giusto per non passare un dono. Sono per strada, sono per la strada. Per quello ho chiesto, Mi spiace. mi chiedevo se eri già arrivata o meno. No, va No, bene, no, sono bravissima. ancora per strada, mi dispiace. Ti ascolti, no, va benissimo, non ti preoccupare. La tua voce l'abbiamo sentita, ecco. Va bene. Allora, Lamnatzer bin Ginot Mizmor Shir. Elohim, Yechonenu Vivarechen, Ya'er Panav Itanu Sela, Lada'at Baaretz Darkecha, Bechol Goyim Yeshuatecha. ידוחמים אלוהים, ידוחמים כולם, ישמחו וירננו לאומים, כי תשפוט עמים מישור, ולאומים בארץ תנחם סלע. ידוחמים אלוהים, ידוחמים כולם, ארץ נתנה יבולה, יברכנו אלוהים אלוהינו, יברכנו אלוהים, ויראו אותו כל עפי הארץ. Credo che oggi c'è la figlia di Rivka, e forse di qualcun altro che si presenta, ma di Rivka credo che era oggi. Non mi ricordavo esattamente quale, comunque che sia Lechol HaBrachot, le Rivka Rossella, Bat Adelaida Amen. Salmo 68. David racconta come Hashem accolse il popolo di Israele in Egitto, lo trasformò in nazione, lo accompagnò nel deserto e poi segue la descrizione della maestosità e della magnificenza della rivelazione divina sul monte Sinai. E concludiamo con questo. Salmo 68, Samechem. Lamnatzeach le David Mizmor Shir. Yakum Elohim, yafutsu oyevav, veyanusu mesaneam mipanav. Mi sentite abbastanza bene, ragazze, sì? Un attimo. Vedo il volume, un secondo. Sì, va bene, il volume è alto. Kehindof Ashant, Indof, Kehimes Donag, Mipneesh. יאבדו רשעים מפני אלוהים, אמן. וצדיקים ישמחו, יאלצו לפני אלוהים ויסיסו בשמחה. שירו לאלוהים, זמרו שמו, סולו לרוכב בערבות ויה שמו, ואלזו לפניו. אבי יתומים ודיין אלמנות, אלוהים במעון קודשו, אלוהים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות, אך סוררים שכנו צחיחה. אלוהים, בצאתך לפני עמך, בצעדך ושמעון סלע, ארץ רעשה, אף שמיים נטפו מפני אלוהים, זה סיני מפני אלוהים, אלוהי ישראל. גשם נדבות תניף אלוהים, נחלתך ונלאה אתה חוננת. חייתך ישבו בה, תכין בטובתך לעני אלוהים. ולעני? אלוהים, אדוני ייתן אומר המבשרות צווארה, מלכי צבאות ידודו, ידודון, ונבט בית תחלק שלל. אם תשכבון בין שפתיים, כנפי יונה נכפה בכסף, ועברותיה בירקרק חרוץ. בפרס שדיים מלכים, בתשלג בצלמון, הר אלוהים הר בשן, הר גבנונים הר בשן. למה תרצדון הרים גבנונים? ההר חמד אלוהים לשבטו, אף אדוני ישכון לנצח. רכב אלוהים ריבותיים אלפי שנען, אדוני בם סיני בקודש, עלית למרום, שבית השם,
La carta matanot ba'adam ve'asoririm lishkonya Elohim. Baruch Adonai, yom yom ya'amos lanu, ha'el yeshuatenu sela. Ha'el lanu el lemoshaot, ve'la'el. ולאלוהים אדוני למוות תוצאו. אך אלוהים ימחץ ראש אויביו, קודקוד שיער מתהלך באשמיו. אמר אדוני מבשן אשיב, אשיב ממצולות ים, למען תמחץ רגליך בדם, לשון כלביך מאויבים מיניהם. ראו הליכותיך אלוהים, הליכות אלי מלכי וקודש. קידמו שרים אחר נוגנים בתוך עלמות תופפות, במקהלות ברכו אלוהים, אדוני ממקור ישראל. שם בנימין, צעיר רודם שרי יהודה, רגמתם שרי זבולון, שרי נפתלי. ציווה אלוהיך עוזיך, עוז האלוהים, זו פעלת לנו. מהיכלך על ירושלים, לך יוביל מנחים שי. גער חיית קנה, עדת אבירים בעגלי עמים, מתרפס ברצי חסף, ביזר עמים קרבות יחפצו. יאתיו חשמנים מני מצרים, כוש תריץ ידיו לאלוהים. ממלכות הארץ שירו לאלוהים, זמרו אדוני סלה. לרוכב בשמש מקדם, הן ייתן בקולו קול עוז. תנו עוז לאלוהים על ישראל גאוותו, ועוזו בשחקים. נורא ישראל ממקדשיך, אל ישראל, הוא נותן עוז ותעצומות לעם, ברוך אלוהים. Come ogni giorno, ovviamente, concludiamo sempre col Perek del Rebbe della Ravanit, 123-124, Kufra Gimel, Kufra Daled, Zchut HaRabim Melech HaMashiach Yagen Alay Val Kol Ohavai Val Kol Amo Yisrael Val Kol Ohavei Tomchei Yisrael. Rimettiamo ancora però qualche moneta per i nostri chayalim e per i nostri chatufim. L'Eilui Nishmat Chayalenu Shenirzechu Al Kiddush Hashem Ki Nishmatam Tzurura Bitzror HaChaim Hagvarim Hanashim Ve'atav Shechatfu Nafshem Al Kiddush Hashem Lerfua Shlema Umushlemet Shel Kol Chayalenu אחד אחד, שהשם ישמור אותם ברחמך איבריהם ושסה גידיהם בגופם ובנפשם, אמן ונרצון. זכות הרבי מלך המשיח יגן עלי ועל כל אוהבי ועל כל עמו ישראל ועל כל אוהבי ותומכי ישראל. שיר המעלות אליך נשאתי את עיניי היושבי בשמיים. הנה, כעיני עבדים אל יד אדוניהם, כעיני שפחה אל יד גבירתה, כן עינינו אל אדוני אלוהינו עד שיהיה חוננו. חוננו אדוני, חוננו, כי רב שבענו בוז. Rabbat Sav'ana nafshenu, allaga shananim, habuz degeon. Ciao carissima, ho detto so che oggi è il tuo perek, però non mi ricordavo esattamente quale, allora ho detto facciamo bracha a Rivka Rossella Batadelaide, ma non mi ricordavo esattamente quale. Grazie. Sono arrivata tardi, ci ho avuto da fare stamattina. Tranquilla, tranquilla. Vedi che anche non sei riuscita a entrare per tempo, però io ti ho pensata e mi sono ricordata. Ma dove siete? 124 Punto dalla siete? Ravanite, siamo alla Ravanite. Ah, ok. Allora, sì. Non sentiamo bene, Rita. Lo so, ma purtroppo sto per strada. Niente, dico Nigmara Kol, ci vediamo domani mattina se Dio No, va vuole. bene, c'è anche il Rebbe della Rabbanit importante domani, Bezrat Hashem. Allora, Ah, però aspetta, allora va, rimani ascolto, ascolto. ascolti e rimani collegata. Allora, ascolta, Rabbanit, Zekatita, Genalai, Vakola, Vakola, Mistre, Vakola, Shira, Maalot, Ledavid, Lulea, Adonai, Shai, Alano, Gomar, Neisrael, Lulea, Adonai, Shai, Alano, Bukumaleno, Adam, Azai, Chaim, Belaun, Bacharot, Apampanu, Azai, Amaim, Shetafunu, Nachlavara, Nafshenu, Azai, Avara, Nafshenu, Amaim, Ezebunim, ברוך אדוני שלא נתננו טרף ושיניהם נפשנו כי ציפור נמנתה מפח יורשים, הפח נשבר ואנחנו נמנתו, עזרנו בשם אדוני עושה שמיים בארץ. ריקורדמי il tuo salmo di quest'anno, Rivka. Il mio è 67. Ecco, allora con quello che. Allora, siccome te lo meriti, allora velocissimamente leggo, rileggo il perek veloce di Rivka Rossella Batadelaide e le faccio le braccia.
انا سافر بين جنود مزمرشير الويم يخونين وبيبرخين ويار بنابيتا نوسلا لا تتبار زركها بخول بويم يشو اتاخا يدوخا مي منويم يدوخا مي كولا مسبيخو بيرمنو ويم كتيش بوتا مي ميشو قول اميم بارت تن خنسلا يدوخا مي منويم يدوخا مي كولام ارس نتنا يبولا يبرخين ويلوهيم ويلوهين ويبرخين ويلوهين ويروتو كل بسعر سليسخوت ريفكا نوسلا بتا دينا يشتي بريا بخول يبرخ بجدائخ وبفقو بنفشخ آمين. يبي لخ נחת מביתך ומהנכדים ומחתנך ושיהיו רק שמחות ופרנסה בשפע ובכבוד ונחת ורוגע ושמחה אמן. וכל טוב וטוב הנראה והנגלה. Hai capito che non dovevi venire? Ecco, veloce, veloce. No, è troppo forte. Adesso poi non potevo Ho fare veloce perché fatto il tempo, ma dimmi. Tu non ci crederai che Zoom non mi prende più, né, non mi prende più. Ho dovuto cancellarlo tutto, ristallarlo sul telefono. Ma io so perché. Perché con tutte le lezioni che segui, Baruch Hashem, l'hai stancato, l'hai consumato. Bravissima. Che anche quest'anno tu possa seguire più lezioni possibile. Tu e tutte noi, studiare Torah, applicare le mitzvot, tanta tzedakah, tanta bri'ut, tanta solo buone notizie da tutto Israele, da tutto il mondo, da tutti gli ebrei del mondo. Amen, 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 che ne razzon.